La grande importanza dell'atto che il Consiglio Comunale di Favara si apprestava a votare sta tutta nella commozione del dirigente ai servizi finanziari del Comune, il dottor Gerlando Alba, che è salito sul pulpito per relazionare sulla proposta di delibera, non riesce a parlare con le parole che si fermano in gola. Ieri sera il Consiglio Comunale di Favara ha approvato il bilancio di previsione finanziaria 2024-2026 e il documento unico di programmazione per le stesse annualità, strumento che permette alla Giunta Comunale di programmare le linee guida e l'attività di spesa per il bilancio comunale. Con l'atto approvato ieri, infatti, il Comune di Favara praticamente chiude il brutto periodo che lo ha visto in dissesto finanziario, con l'arrivo di una speciale commissione nominata dal Presidente della Repubblica nel febbraio 2017 per l'amministrazione della gestione dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'ente. Commissione straordinaria di liquidazione che ha terminato il suo lavoro proprio all'inizio del 2024, dopo circa 7 anni dall'insediamento. Da allora Giunta e Consiglio Comunale non hanno avuto la benché minima libertà e la scelta per programmare l'attività finanziaria del Comune, ma si sono limitati a predisporre e votare bilanci stabilmente riequilibrati e consuntivi. Al momento dell'insediamento dell'amministrazione di Antonio Palumbo, avvenuto nel novembre 2021, erano ancora da approvare i rendiconti dal 2019 in poi e i consolidati dal 2016. In questi 3 anni la Giunta e gli uffici si sono fatti carico della redazione e trasmissione in Consiglio Comunale di ben 16 strumenti finanziari, approvati poi dall'Assise Cittadina. Primo beneficio dell'approvazione del bilancio di previsione sarà la possibilità di stabilizzare il personale precario che finalmente avrà sicurezza lavorativa. Il sindaco Antonio Palumbo. Abbiamo esitato il bilancio di previsione 24-26 che ci permetterà finalmente di avere un comune a posto con i bilanci e questo porta e apre una miriade di opportunità per il nostro ente. È stato un lavoro difficile, duro, durato 3 anni, nei quali abbiamo esitato più di 16 bilanci. Eravamo fermi al 2018, non era mai stato esitato un consolidato. Un lavoro enorme fatto dagli uffici, fatto di sacrificio. Su soluzioni sulle quali non abbiamo dormito giorno e notte, e finalmente siamo riusciti a portarla a termine. Quali sono i risvolti? Innanzitutto quello delle stabilizzazioni. Finalmente abbiamo la possibilità di poter stabilizzare i nostri lavoratori. Spero e riusciremo entro il 31 dicembre a poter effettuare più quasi 300 assunzioni tra i contrattisti e gli ASU, ma ci permetterà anche di fare le progressioni verticali, figure apicali che nel nostro ente mancano da tempo e che quindi ne sono necessarie. Abbiamo pure programmato delle assunzioni per l'anno prossimo. Quindi un risultato importantissimo, non scontato. Un ringraziamento particolare va sicuramente a due figure fondamentali nella predisposizione di questi bilanci, che sono l'assessore Pier Vaccaro, che oggi non è più assessore di questo comune perché ha fatto altre scelte lavorative, ma che ha lavorato tantissimo per correndare gli strumenti finanziari, e sul dirigente Gerlando Alba, che non si è risparmiato giorno e notte, fra mille pressioni e mille difficoltà, siamo riusciti comunque a portare avanti questo risultato. Un risultato che ha richiesto l'impegno di tutti, amministrazione, uffici e naturalmente Consiglio Comunale. Il nostro obiettivo, ha evidenziato la Presidente Miriam Mignemi, è stato anche quello di dare dignità ai lavoratori precari, dai quali dipende l'efficienza e la vita stessa dell'ente comunale. Nessuno si è tirato indietro e tutti abbiamo operato per raggiungere il risultato. Abbiamo proposto e approvato all'unanimità una mozione con la quale il Consiglio Comunale impegna l'amministrazione ad attivare la procedura per la stipula dei contratti a tempo indeterminato entro i termini stabiliti dalla legge, seguendo le indicazioni regionali e nazionali per la stabilizzazione di tutto il personale, contrattisti e ASU, mantenendo per ciascuno la categoria di appartenenza. Insomma, da oggi in poi per il Comune di Favara inizia una nuova vita.